anche se è più forte, si formula anche meglio. Allora, io vi do il benvenuto, benvenuti al Festival delle Corrispondenze, che dal mio punto di vista è una cosa che è veramente speciale. Una cosa che lo rende speciale è quello che avete intorno, cioè trovarsi in un posto così ad ascoltare, a guardare, a partecipare a una manifestazione, già è qualcosa di speciale. Un'altra cosa che però non si vede proprio a prima vista è quello che magari succede dietro, ovvero questo festival molto spesso, per non dire sempre, quando entra in contatto con artisti, con personaggi che vengono invitati a prendere parte a questa manifestazione, di solito fa scattare sempre qualcosa, fa scattare qualcosa che è un desiderio di creare appositamente per la location, per Monte del Lago e per l'occasione, quindi per il Festival delle Corrispondenze, un qualcosa di particolare, di speciale, di mai fatto. È successo in questi giorni, che sono stati comunque già un successo grande, e succederà anche questa sera, perché lo spettacolo che state per vedere è assolutamente un'anteprima, è assolutamente una novità, quindi siete testimoni di una prima volta e sarà senz'altro una prima volta emozionante. Io la faccio breve perché lo spettacolo sarà intenso e voglio lasciarvelo vedere il prima possibile. Estraggo il cellulare per due motivi. Il primo è perché, non essendo un presentatore, non volevo rischiare di sbagliare i nomi di quelli che mi andavo a presentare. Secondo, perché vorrei che chi ha attualmente il cellulare acceso in tasca faccia la stessa cosa, lo tiri fuori e lo spenga, perché questo spettacolo merita assolutamente tutta l'attenzione e la partecipazione di cui voi siete capaci. Allora, comincio col presentarvi Riccardo Corso, che è qui al mio fianco. Un applauso. Con lui sul palco ci saranno tre attori: Tommaso Taddei, Maurizio Mosetti e Ariele Vincenti. Assolutamente una cosa anche per loro. Volevo anche citare Alessandro Squilloni, che è l'autore delle foto che vedrete proiettate qui nella parete alle nostre spalle, e che, possiamo dirlo, insomma, sta preparando anche un'altra serie di cose con queste immagini, per cui presto restate collegati, come si dice, perché sicuramente verrete a sapere di cosa sta combinando. L'ultimo, che non vi ha presentato, ve lo presento ovviamente alla fine e vi lascio proprio a lui, perché sarà lui che trasporterà in questo viaggio, è, lo sapete, Simone Cristicchi e il suo Lettere dal Manicomio. Buonasera a tutti. Né possono recare agli ammalati alcuna notizia dal di fuori, né oggetti, né stampe, né scritti. Nel 1980, negli archivi del manicomio di San Girolamo a Volterra, un gruppo di medici che ancora operavano in quelle strutture rinvenne, all'interno di migliaia e migliaia di cartelle cliniche, dei fogli manoscritti, delle cartoline. Alcuni di questi risalivano ai primi del Novecento, altri fino agli anni 70. Che cos'erano? Erano lettere, lettere scritte dai ricoverati, dai matti, lettere che forse non dovevano trovarsi lì, ma a destinazione. Queste lettere non sono state mai spedite, non sono mai arrivate a destinazione. Venivano prese e allegate nelle cartelle cliniche degli ammalati. Queste lettere sono state dimenticate, nascoste, occultate per tanti anni. In una parola, queste lettere sono state censurate. Oggi l'unico modo per aiutare queste persone, che come tutti avevano bisogno di avere un contatto con gli altri, di comunicare con quel mondo dall'altra parte del cancello, l'unico modo per poter vendicare questo assurdo crimine, all'epoca legalizzato dall'istituzione del manicomio, è restituire una voce alle loro parole e rendere vivi questi messaggi d'amore, di speranza, di assoluta lucidità, di disperazione. Ed è per questo che stasera, signore e signori, stasera va in scena un atto di giustizia. I matti vanno contenti a guinzaglio dell'abbazia, a caccia di grilli e serpenti tra il campo e la ferrovia.
I matti non hanno più niente, intorno a loro più nessuna città. Anche se strillano chi li sente, anche se strillano che male fa. I matti vanno contenti sull'orlo della normalità, come stelle cadenti nell'oceano della tranquillità, trasportando grandi buste di plastica del peso totale del cuore, piene di spazzatura e di silenzio, piene di freddo e rumore. I matti non hanno il cuore, i matti non hanno il cuore, o se ce l'hanno è sprecato, è una caverna tutta nera. I matti ancora lì a pensare a un treno mai arrivato, o a una moglie portata via da chissà quale bufera. I matti senza la patente per camminare, i matti tutta la vita dentro la notte, chiusi a chiave. Centinaia di sigarette, centinaia di sigarette davanti all'altare. Così voglio sperare sarà di te e di tutta la famiglia. Io non so proprio cosa pensare di questo tuo ritardo nello scrivermi, che a momenti è un anno che non ricevo più notizie di voi altri. E credi che sto molto in pensiero. E mi meraviglio, perché per il passato mi avete sempre scritto, mi avete sempre mandato qualche cosa. Ora io non so se vi siete dimenticati di vostro padre, che per il passato mi avete sempre voluto bene e credo di essermelo meritato. Mi farei sapere di Cecchino se si è ingaggiato un'altra volta, perché ancora da lui non ho ricevuto nessuna notizia, sì che per prima mi ha sempre corrisposto. Mi raccomando dunque a te che tu mi faccia tanto la carità di rispondermi, perché credi che senza vostre notizie sto molto, ma molto male, e spero che mi farei contento. Sai bene che fumo, e stare sempre a chiedere a quello o a quell'altro mi vergogno. E poi sai, ti possono dare una fumata una volta, poi non te la danno più. Dunque, mi raccomando a te, se tu mi vuoi assistere col mandarmi qualche cosa, pensa che sono tuo padre. Senti, magari è ancora Cecchino, e fra tutte e due guarda se mi potete contentare. Poi credi che qua giù vengono a trovare gli ammalati di tanto in tanto, e io proprio non so come mai voi non vi rimava mai la coscienza di venirmi a fare una visita, che credi bramerei tanto di rivedervi. Una volta ero vostro padre, ora si vede forse che non lo sarò più. Riceverai intanto tanti saluti e baci, ne ripasserai ai bimbi, a Vincenzo, a Cecchino, a Sandrino e a tutti di casa. Tanti saluti a tutti gli amici e chi dimanda di me. Mi dico tuo affezionatissimo padre. Da giovane non ho mai sofferto, solo il dispiacere della mamma quando la morì. Anche ora nel rammentarla mi viene il pianto. Sono stata a scuola ma per pochi mesi, perché mi ammalai. Dopo guarita il babbo mi mandò a imparare di cucire, ma anche lì imparai poco. Allora il babbo mi riprese a casa e andava a lavorare alla campagna, però gli uomini mi davano sempre noia e il babbo mi picchiava perché ero cattiva. Allora un giorno il babbo mi disse: ti mando qualche mese in manicomio. Di lavorare non mi garba, sto volentieri in sala, sono cristiana, mi piace andare in chiesa alla messa, ma
qui non ci sono mai andata, perché non mi ci hanno mandata. Anzitutto la prego di compatire il mio modo di scrivere, sa? Io non fui mai un letterato, ma alla meglio mi sono sempre agguantato per far conoscere meglio le mie ragioni. Beh, del resto chiunque ha il sacrosanto diritto di poter parlare e dire le sue ragioni, specie poi quando si dice la verità. Anch'io, creda pure, signor dottore, mi ero fatto un altro concetto del modo in cui venivano trattati i malati. Mai e poi mai avrei creduto che in una casa di salute dove il malato dovrebbe essere trattato con i guanti gialli si commettessero simili schifezze, composte di raggiri, imbrogli e camoreggiamenti. Mi dica un poco, signor dottore, non si è ancora accorto del vitto che ci viene somministrato? Dal canto mio prendo a fare qualunque giuramento che quanto noi si mangia in un giorno non può eccedere la somma di 40 centesimi. Forse non è vero. Con delle ballotte, fichi secchi e mele non si può spendere tanto da dover andare falliti. E se poi c'è qualcuno che si azzarda a pronunziare mezza parola, detta anche con tutta la ragione, guai a quel disgraziato. Ci sono subito preparate le fasce. E se continuasse a parlare, c'è altri rimedi ben più feroci. Sono io che parlo. Io oggi mi trovo in tutte le mie piene facoltà mentali. E sono alla conoscenza di tutto quello che si compie giornalmente qui nel manicomio. Ma che dico mai? Alla conoscenza di tutto. E tutto quello che a me non mi è dato di poter vedere? La mattina si va nel refettorio, dove si trova una bella tazza d'acqua calda, che poi gli viene dato il nome di caffè. Un pezzo di pane nero, che a volte non è neanche possibile mangiare, e basta. Non appena terminata la colazione, si viene accompagnati al nostro lavoro, dove chi con la pala in mano e chi col piccone deve andare a trovare il mezzogiorno. Al mezzogiorno in punto si cessa di lavorare e stanchi dalla fatica bisogna andare ad attendere l'ora del tocco per andare a mangiare 3 cucchiai di pasta, cotta a 7 volte più del dovere, perché deve ben capire che la nostra marmitta viene tolta dal fuoco al mezzogiorno, ma fin tanto che gli infermieri non hanno finito di mangiare, non possiamo di regola essere introdotti nel refettorio. E poi, che cosa si trova da desinare? 2 forchette di cavolaccio, senza condire, oppure 3 cucchiai di fagioli, o patate, un bel pezzo del solito pane e 15 grammi di vino fesso in un bicchiere fatto pieno d'acqua. Dopo mangiato, o aver visto di mangiare, si viene di nuovo accompagnati al lavoro e non si smette di lavorare se prima non sono suonate le 5 di sera. E non si sta a guardare se fa freddo oppure se i malati stanno tutto il giorno con i piedi in mezzo al fango, senza poi mettere che spesso e volentieri si sta anche tutto il giorno con i piedi in mezzo all'acqua. E come se non bastasse, la sera quando si va a cena, sa, signor dottore, che cosa si trova sulla tavola? 12 ballotte oppure 10 fichi secchi e qualche volta le 3 tradizionali meline, che in mezzo a queste è probabile che ce ne sia anche una patata. Caro dottor M, è tanto tempo che mi trovo in questo ospedale psichiatrico. Faccio a lei una domanda. Mi chiamo Polidori Gottardo, figlio di Polidori Angelo, via Montecastello, comune di Pontedera, in Toscana. Denunzio le vetrate 11 e denunzio il caos. Denunzio il Domenichini Piero che mi ha denunziato. Mandatelo alla forca. E Mariolino, che è di sopra in carcere, mi ha annegato per 2 volte in mare Mediterraneo. Fucilatelo! Denunzio la ghiaia del cortile che non ce l'hanno data. Avrei 3 bicchierini di amaro Ramazzotti. Mandatemi a casa. Denunzio i muri della clinica, che non li voglio. Denunzio il formaggio. E non le vorrei 3 forme di formaggio. Denunzio le pasticche Golia, che non le voglio prendere, non dovrei. Un pacchetto di caramelle Chicchi. Mandatemi alla forca! Infucilatelo il Fiorentini che mi ha denunziato!
spero a lei di tutto quanto le ho detto di mandarmi a casa. In denuncio le vetrate, 12 porte. E sono molto grato, caro dottore, per tutto ciò che lei ha fatto per me. Vivevo con la mia famiglia e con la zia e mi perdevo e non sapevo perché. Lei disse: la sua malattia è un caso di schizofrenia, e infatti ero proprio fuori di me. Poverina la mia mamma, poverino il mio papà, tutto quello che hanno fatto la mia felicità. Poverina anche la zia, quanto mi ha voluto bene, e i parenti, quante pene, quante lacrime per me. Le sono molto grato, caro dottore, per sempre mi ha salvato dalla follia. Sto proprio bene, ho le idee più chiare, capisco quasi tutto, anche la zia. Ora sono lucido e cosciente, controllo bene la mia mente, le scrivo da un ufficio di polizia. Ho ammazzato la mia mamma, ho ammazzato il mio papà, ho ammazzato anche la zia per la mia felicità. Ho ammazzato i miei parenti, può capirmi solo lei, l'avrei fatto da bambino, meglio tardi che mai. Cerco comunque di stare più tranquilla che posso, perché qui è molto più facile entrare in cella che uscirne subito. Sono circondata da persone che la sanno molto più lunga di te e di me riguardo al mio modo di vivere e delle cure che mi hanno fatto a Pisa, come ricorderai bene. Ora soltanto riesco a comprendere gli spregi che hanno potuto fare la mia persona in questa maledetta clinica. Ma purtroppo sai bene che una ragazza che deve fare l'insulina legata nel letto per ben 2 mesi e un giorno viene chiamata dal dottor I perché lui stesso vuole sapere da me gli spregi che potevo aver passato, che mi facessero ad occhi chiusi, non risposi, perché soltanto ora vengo a conoscenza della cosa. Mi dispiace assai, perché non sapendo mai chi ringraziare di tanta crudeltà, avrò un pensiero di più nella testa che, per dire la verità, mi tormenta e mi ha sempre tormentato assai. Sono cose che si dicono meglio a voce. Perciò sarà gratitissima una tua visita e naturalmente anche dei miei fratelli. Specialmente il pensiero di Lamberto mi assilla molto, perché da quando sono in questa odiata città non l'ho più veduto. E a dire vi pensi voi, tanto in buona salute si sbaglierebbe. È un anno pieno di novità, che credi capisco meno di prima. Vieni presto, perché sono ben 3 settimane che piango, gridando i vostri nomi. Auguri. Fiorella, cartella clinica numero 973. Manicomio di San Girolamo, Volterra. Cara Milena, rispondo alla tua cartolina con un mese di ritardo. Vorrei scusarmi, non mi trovavo bene di salute. Ora mi trovo un poco meglio. Come stai, cara Milena?
Io ne conoscevo un'altra a Roma che si chiamava Milena, ma è defunta. Ti chiedo un favore, mandami qualche migliaio di lire che mi necessitano per sbarcarci il lunario finché mi trovo in questa cassa di salute, finché non esco fuori e spero che sia presto. Poi alla mia uscita, quando lavorerò, ti rendo i soldi che mi mandi. Se non mi mandi niente, non ti do niente. Ti aggiungo altre notizie che mi sono giunte nel sistema telepatico. Io sono un astronautico ingegnere minerario del sistema mentale e anche colonnello dell'astronautica mineraria astrale e terrestre. Questa è la mia chiave mineraria. 1600, 1700, 1800, 1900, rame rosso, giallo. La luce e il suono hanno la stessa lunghezza di corsa. La terra sta ferma e gli astri girano su una parte della terra. Non mi resta nient'altro da dirti che salutarti. Tuo Nannetti Oreste Fernando d'Inghilterra, nato a Roma, Italia, ore 23:40, Rione Sant'Anna, il 3/10/1927, Moro, Spinaceo, Castano, alto 1,65, naso a Y, secco, bocca stretta. Sono materialista e spiritualista, amo il mio essere materiale come me stesso, perché sono alto, grado colonnello astrale, titolo imperatore di Francia, comprese sue colonne. Nannetti Emilio, padre, nato a Roma 1885, rinchiuso nella trincea, vinse la battaglia di Anzio. Orazi Elisabetta d'Inghilterra, spinacea, alta, bocca stretta, naso a Y, professione equilibrista trapezista da circo, nata in 1870 nella Kasba del Caucaso, Prussia, morta in 1963 in veste di frate francescana, reparto Livi, donne. Prestava servizio alla clinica Sant'Anna in via Arno a Roma come superiora della clinica dell'ordine di San Vincenzo. Diagnosi di decesso per cosse magnetiche, somministrazione obbligatoria di narcotici per cosse linciose interne ed esterne. Che è molto curiosa e ricca di aneddoti. È regola assodata che quando non si sa come fare una cosa, né si ha la benché minima comprensione dei fenomeni che si osservano, si prova di tutto. Il numero delle terapie provato dagli psichiatri nel corso dei secoli ai danni di esseri umani è impressionante. Questo è solo un elenco, sebbene incompleto, delle cure più in voga fino alla prima metà del 1900. Docce d'acqua gelata provocano dolore acuto fino allo svenimento, angoscia, terrore. Chiudere il soggetto in un armadio di legno dal quale fuoriesce solo la testa. Ostruire varie arterie cerebrali affinché non arrivi abbastanza sangue al cervello e parte di esso si atrofizzi, ne deriva una condizione di demenza irreversibile. Bagni d'acqua gelata sorpresa, bagni prolungati con soggetti immersi in acqua per ore, giorni, fino a un mese, castrazione o asportazione delle ovaie contro la masturbazione, incatenamento con ferri, gogna e ogni altro mezzo costrittivo, ferri roventi applicati sul muscolo della nuca, ferri roventi applicati sul muscolo del trapezio, cera lacca fatta colare sulla pelle del malato, appendere il malato per le braccia al soffitto, digiuno prolungato, gocce d'acqua sulla testa, frusta, isolamento, luce colorata, finte operazioni chirurgiche, piaghe fatte sulla pelle con sostanze vescicanti, macchina rotatoria, inoculazione della scabbia, soffocamento, applicazione delle sanguisughe, iniezione di sostanze tossiche dolorosissime come la ve-ra-tri-na. Beh, a questo punto qualcuno di voi osserverà che queste terapie sono roba un po' vecchia. Va bene, alcune di esse non vengono più usate. Nuove scoperte scientifiche hanno fatto progredire la psichiatria. Nuove teorie l'hanno supportata nel corso del 1900. Beh, sono da ricordare eminenti scienziati come Rudin, ideatore della psichiatria genetica, psichiatra personale di Hitler, una delle menti del genocidio nazista, Raskovic, psichiatra personale di Karadzic, uno degli ideatori della pulizia etnica nella ex Jugoslavia, e gli italiani Benissoni, Cerletti e il prete Gemelli, tutta gente che ha fatto moltissimo per la pulizia psicologica della popolazione. Il 21° dito.
Vi canto uno stornello. Insalata cesti, mi insegni a far l'amore e poi mi lasci. Non son le promissioni che mi facesti. Bis! Bambine vite, non t'ho dato mica delle legnate, t'ho dato dei bacini sulle gote. Dunque, voi mi date ad intendere che il tribunale non vuole fare i miei fogli perché dice che io sono sempre malato. Guardate quando potete di venire qua giù e non venire con la furia. Io ho ridetto a Pierino e Primo che tanto un fratello che una sorella per il mio cuore io li amo come se fossero me stesso. E spero che loro mi ricambieranno pari amore. Se ho fatto un po' il cattivo è solo perché mi mostrarono la faccia un po' più brutale. E anche Adolfo, avevi ragione perché pigliavo le sbornie. Vi saluto e vi aspetto. Baci, retro. Questa è dunque l'iniqua mercede che servasti al canuto guerriero? Ad un padre rendetegli il figlio. Voi non potete credere quanto io sia dispiacente del fatto che voi non mi date vostre notizie. Io desidero di sapere quante lettere avete ricevuto e se voi mi avete mai risposto a queste. Andate dal regio procuratore di Terni a farmi i fogli e mandateli subito al direttore, che se dice di non avere mezzi, dite che mi consegni ad una guardia di pubblica sicurezza che ci penserà lei a riportarmi fin costà. Non mancate di mandarmi a dire quale sarà il giorno, l'ora e il minuto che io potrò tornare a casa. Che se pensate che questo sia un istituto, che io ci debba imparare il mestiere, beh, levatevelo dalla testa, perché è un manicomio. Io vi prometto che sono guarito perfettamente, ho solo un pochettino il solingo, ma così come l'avevo costà, però anche di quello sto molto, ma molto meglio, dunque prova a ripigliarmi a casa. E dopo che avete provato, se sarò cattivo mi rimetterete al manicomio. Io vi prometto che sarò buono e il cattivo non lo farò più. Che se quando ero costà vi rammenterete che scappavo sempre via di casa e voi non mi ritrovate. Si è svegliato, si è uscito per fare una passeggiata e si è entrato nel mattatoio pubblico. Quella mattina a Roma macellavano i maiali, animali che come l'uomo sentono l'arrivo della morte. Così i suini si dibattevano e urlavano nelle stanze lorde di sangue del mattatoio, pur di cercare di sfuggire alla loro sorte. Ma in quegli anni a Roma c'era una certa dimestichezza con le esecuzioni e avevano imparato un sistema per far stare i maiali al loro posto. Li facevano camminare in uno stretto steccato e quando erano così incolonnati, un inserviente dava loro con due elettrodi una bella scossa ai due lati della testa. Gli animali piombavano in preda alle convulsioni, ma alcuni di essi rimanevano straordinariamente in piedi e si lasciavano sgozzare senza opporre alcuna resistenza. Cerletti rimase letteralmente folgorato da questa visione. Erano anni che faceva esperimenti su animali, soprattutto su cani. Applicava loro un elettrodo alla base della testa e l'altro glielo infilava nel retto. Erano anni che faceva questi esperimenti e i cani morivano. Anni che continuava a fare esperimenti e i cani continuavano a morire. Due elettrodi ai lati della testa. Ecco la soluzione. Avevano ragione i macellari. Il 15 aprile 1938 Cerletti provò il suo esperimento sulla prima cavia umana. Dopo l'agonia della prima scarica il paziente gridò che non ce l'avrebbe fatta, che sarebbe morto per il dolore se gliene avessero fatta un'altra. Ma la scienza deve andare avanti, figlio mio. Cerletti gliene fece subito un'altra. Il metodo fu esportato prima in Germania, poi nel resto del mondo. Anni più tardi un suo allievo, il dottor Bini, perfezionò la tecnica dicendo che non bisognava fare una sola seduta di elettroshock, ma più sedute settimanali. E parlando dei risultati che si prefiggeva, si esprimeva così: attraverso l'elettroshock è possibile arrivare a uno stadio di confusione mentale che può essere spinto fino all'annullamento completo della vita psichica. Considererei ciò come ricatto e speculazione. Perciò questa sarà l'ultima lettera che vi invio, benché la vostra pretensione sia esagerata e vista la suscettibilità all'ente di ingrandimento, non credendomi ancora né idiota, né cretino e neppure delinquente, eccetto la fermentazione a colorito. Ma preservazioni reazionarie al beneficio di quanto acquietarsi nel protrarsi effetto.
E se qualche artificio malefico venga tessuto sulla mia persona, saprò da me stesso eliminarlo, non essendo idiota né pusillanime, né incompetente nei diritti ed equità dei casi, in base alle leggi civili che tutelano nella libertà ogni cittadino qualsiasi da ogni tendenziosa informazione e logica. Restando inopportuno e inumano ogni mezzo detentivo, sia come cura e giudizio all'opportunità dei casi diversi, se non per effetti dimostrati e preservato nelle prevenzioni talvolta illusorie e suggestive. Io fui che per forza di volontà altrui, ad essere superiore alle proprie e altrui volontà, fra il sofisma e la metafisica, e le apparenze talvolta simulate e ricordate. Aprile 1899 al 27 aprile 1903, vale a dire 4 anni giusti. Ho con questo regolarmente pagato la scadenza, peso, misure, foglietti uno all'altro. Quindi la prego perché siano applicate al mio gilletto oggi stesso, per oggi stesso. Tutto d'accordo dentro. Scrivendo all'altro mio gilletto mi aggiusterò l'abito. Numero 27, cagando. Numero 27, bilanciandosi così il mio dare al mio avere. Numero 27, noi chiavi a volontà, visti e sentiti, indirizzo via Piero Gallo numero 9, Como, Nadine, signor nostro vostro. Quindi la prego di ritornare al sopradetto indirizzo al più presto possibile, indirizzo mio, tuo, suo. Signor Rambatti Bernardo, noi no. Sanremo Como, sì. Separare capelli 1899-1903, ritorneremo al più presto possibile nobilitando il nostro pensiero di Sanremo, Como, Buste, numero 27. Sentiamo, vediamo, aspettiamo la risposta. Un via vai continuo, o smettete visto e sentito ai posti. A mezzogiorno tutto pronto, perciò non dubitate, non giubilate, giubilando per il nostro sentiero carrube a volontà, noi siamo numeri. Ti amo, ti faccio, ti sfaccio, ti farò. Ti amo, ti faccio, ti sfaccio, ti farò. Cartella clinica 1114. Risponde con senso logico. Parla abbastanza particolareggiata dei suoi disturbi. Afferma avere proprietà telepatiche. Alle domande del medico insiste nel confermare il suo disordine mentale, dimostrandosi fiduciosa in un rapido ripristino. Aspetto normale, contegno composto e calmo. 4:12:54. La notte è passata calma. La paziente ha riposato. Il contegno e il pensiero si mantengono invariati. Ha mangiato. 15:12:54. Inizia in data odierna insulinoterapia. 29:12:54. Mostra notevole resistenza ad entrare in coma. Con 320 unità insuliniche ha solo profonde sensazioni di irrequietezza. 12:1:55. Con 420 unità insuliniche ha raggiunto il coma. Al risveglio, forse dato l'alto dosaggio, si sente molto spossato. 3:2:55. Data la difficoltà nel raggiungere il coma, si inizia combinato con elettroshock. 7:5:55. Sono stati eseguiti complessivi 18 accessi convulsi, combinati con altrettanti coma. In totale è entrata in coma profondo solo 18 volte, raggiungendo però il precoma quasi ogni giorno. 14:5:59. Sitofoba, negativista, a volte sudicia, condizioni fisiche molto decadute. 13:5:1960. Sputa continuamente ed è scomposta. Passa al padiglione 14. 7:6:1964. Attualmente è abbastanza calma, ma senza cognizioni del proprio essere. Si adatta talvolta ad umili servizi. 8:11:1974. Essendo la paziente da tempo istituzionalizzata ed abbastanza calma, non presenta attualmente segni di pericolosità.
si propone quindi per la trasformazione del ricovero coatto in ricovero volontario. 24/2/1982. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Sostanzialmente invariato. Sostanzialmente invariato il quadro di decadimento mentale. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. La faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura, puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale, non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultima a sfumare, eri come un angelo legato a un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo, perché Antonio sa volare.